Benvenuti a tutti e buon pomeriggio. Eccoci. Benvenuti a tutti, bentrovati, in particolare bentrovati ai nostri amici di NetOne. Siamo molto grati di proseguire questo dialogo, questo secondo appuntamento del ciclo Informazione e Comunicazione al tempo del Covid-19. Con i nostri relatori di stasera, che ringraziamo moltissimo per essere qui. Mi presento brevemente, sono Chiara Galbersanini, sono docente di relazioni internazionali a Sofia e vivo a Milano, che, come sapete, ahimè, è una città che è stata fortemente colpita dalla pandemia. E anche per questo seguo questo lavoro con grande interesse. Collaboro anche con Sofia Global Studies da tempo, che insieme a NetOne ha promosso questo ciclo di incontri, avviando una collaborazione su questi temi per noi preziosissima e strategica. Due parole in più su Sofia Global Studies per conoscerci un pochino meglio. Sofia Global Studies è un centro di ricerca dell'Istituto Universitario Sofia che si occupa di approfondire la complessità delle relazioni e delle dinamiche, dei processi del mondo globale in un'ottica che è fortemente interdisciplinare. Ma visto che non sono soltanto le discipline a dialogare, ma lo sono soprattutto le persone, quello che a Sofia Global Studies desideriamo cercare di fare è di connettere in qualche modo l'orizzonte di pensiero, quindi lo studio teorico, lo studio scientifico, con le competenze e le risorse di cui ciascuno è portatore nel proprio campo e quotidianamente, e in particolare nel campo dell'informazione e della comunicazione, ad esempio. Cito soltanto alcuni titoli dei progetti che abbiamo in corso, un progetto in cui già ci affianchiamo, a NetOne, Humanity 4.0, Europe in a Changing World, Co-Governance in Cities Today, Leadership Program and Dare to Care for an Active Citizenship. Questi sono giusto per darvi qualche titolo. Ringrazio nuovamente i relatori che sono qui con noi stasera. Non mi addentro in un tema così complesso, non tocca a me addentrarmi in un tema così complesso e delicato e mi metto in ascolto insieme a voi per questa opportunità di approfondimento. Grazie. Ecco, guarda, si trasmette così. Dobbiamo solo sapere in quale direzione va. Il primo giorno erano due persone, poi quattro e poi 16. In 3 mesi saranno 1 miliardo. È a questo che andiamo incontro. Desesperada, esta mujer ecuatoriana pide ayuda a través de redes sociales para poder sepultar a sus padres, quienes aparentemente habrían fallecido por coronavirus en su casa. Una situación que se repite y que tiene colapsada a la ciudad de Guayaquil, donde hasta hoy se habían acumulado 115 solicitudes de retiro. See this firefly that wants to extinguish a naked flea. Abija, you will end up killing yourself. You will die. Yeah! This catchy dance about preventive measures against the coronavirus is spreading, hopefully, faster than the virus itself. A Vietnamese dancer coordinated the moves to go with the song released by Vietnam's Institute of Occupation and Environmental Health. A chi è stremato ma ci dà forza per sperare.
e alla bellezza che non smette mai di ricordarci chi siamo. Come si racconta la morte, la vita, la cura ai tempi del coronavirus? Quali immagini, quali parole, quali spot, quali film, cartoni, video, TikTok sanno entrare in questo mistero che è la fine della vita o l'inizio di un'altra? Un momento che è sofferto, sereno, crudele, pacificatore, violento, inatteso, spettacolare, agonizzante. Non esiste un modo univoco per raccontare o mostrare gli istanti ultimi della vita. Ci sono le prospettive visionarie e anticipatorie del cinema, come abbiamo visto nella clip iniziale del film di Soderbergh, Contagion. Uscito nelle sale nel 2011, sembra stato girato in tante delle nostre città e comunità proprio oggi. C'è la crudezza della cronaca degli ospedali di Wuhan e delle strade di Guadalquivir. In Ecuador ci sono i cartoni della Nigeria, i video di TikTok, gli spot pubblicitari e anche questa pagina del New York Times che ha popolato in questi giorni, no? I media di tutto il mondo per raccontare le vittime della pandemia. In quella pagina, in quei nomi, ci sono nomi minuscoli, ma sono tutti padri, figli, scienziati, senza tetto, geni della finanza e operai. Non numeri. Il virus ha toccato la vita di tutti noi nei modi più vari e impensati. Ha toccato tutti senza discriminare, senza scegliere. Ci ha messi di fronte al morire smarriti, senza modelli a cui aggrapparci, senza certezze, in lacrime, ammutoliti, senza armi e non più immuni al dolore. Ci ha resi tutti uguali. Personalmente mi ha messo di fronte alla morte di Virginia, con cui avevo pranzato lo scorso febbraio, della mamma di Manon, una mia amica. Mi ha messo accanto a Liz e alla sua mascherina mensile, l'unica tenue difesa che il suo ospedale di Detroit gli concede mentre si trova in prima linea sfidando la morte. Eppure al tempo del Covid ci siamo sorpresi in ascolto del patire, dei nostri compagni di lavoro, dei condomini, dei familiari, ma anche della voce sottile dello spirito, del divino, della fragilità e delle debolezze. Abbiamo indossato sguardi fuori dagli schemi soliti, talvolta coraggiosi, talvolta creativi, tutti accomunati da un'umanità ferita e ancora risoluta. Ci siamo scoperti aggrappati anche alla fede, alla preghiera, alla poesia, al bello, alla speranza, alla musica. La comunicazione, il cinema, il giornalismo, i documentari hanno saputo raccontarci ai tempi del Covid, hanno saputo varcare la soglia del mistero ultimo e ce l'hanno fatta varcare insieme a loro. Oppure si sono fermati al lutto, o invece hanno acceso luci di resurrezione. In questa ora e mezza che trascorreremo insieme, registi, produttori, giornalisti, comunicatori sociali da Italia, Belgio, Norvegia, Benin, Brasile, risponderanno a queste domande, anche a quelle più scomode, sulla morte e i media. Io sono Maddalena Maltese, sono anch'io una giornalista, mi occupo della comunicazione di Religions for Peace International e vivo a New York, una città che oggi conta oltre 20.000 morti. E con voi mi metto in ascolto, mi metto soprattutto in cammino, in queste domande scomode. Chiara Lubick, ispiratrice della rete dei comunicatori di NetOne, che stasera ha organizzato questo appuntamento insieme all'Istituto Sofia, ha provocato i media e li ha sfidati a entrare nel dolore e nella morte, a farne il luogo dell'incontro con un Dio che ha toccato la morte e lì ha incontrato il mistero della fragilità e della caducità di noi uomini. Vorrei adesso proporvi un momento di silenzio
per unirci al Papa e a tutti quelli che in questo momento stanno pregando per lui, con lui, per la fine di questa pandemia. Un minuto di incontro interiore con le vittime, con chi è in prima linea, con chi sta soffrendo per le conseguenze del Covid. Un minuto a contatto con il sacro e il mistero dentro di noi. E dopo questo momento di incontro interiore, vorrei proporvi un incontro con l'Italia, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. E lo facciamo con un video. Mio marito è morto, io ho la figlia piccola, come faccio a dirglielo? E sto tossendo anch'io. E mi è morta al telefono. Questa epidemia ci ha portato via parecchia storia. Vi ho visto cantare sui balconi, intonare l'inno nazionale, gridare che sarebbe andato tutto bene. Mentre gli altri vi dicevano, non fermiamoci, basta allarmismi. Le risorse sono limitate. Intanto le terapie intensive si riempivano. E siamo praticamente pieni. Questa è solo l'epidemia. Come una guerra. E poco dopo aprite tutto. Ma tanti erano aggrappati a un ventilatore polmonare. È veramente una calamità. Lo scenario che si configura è fondamentalmente questo, medicina delle catastrofi. A morire da soli, con uno sconosciuto accanto. È stato particolarmente drammatico per le persone che stanno morendo, perché proprio muoiono sole, insomma. Insomma, vi hanno fatto vedere tutto. Facciamo una sepoltura ogni mezz'ora. Non sono numeri, sono mamme, nonni, papà, amici. Un tempo impossibile da raccontare. Così è cominciata la mia conversazione con la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano e all'Istituto Sofia. Abbiamo cominciato a parlare di come la morte è diventata il fulcro della comunicazione. La sua risposta è stata: è un tempo impossibile da raccontare. Perché il tempo del Covid è così impossibile da raccontare? Siamo stati seppelliti dalla retorica e anche le immagini che abbiamo visto fino adesso ci dicono una quantità di retorica che i comunicatori non possono tollerare. È solo questo, il modo in cui sappiamo raccontare la morte, lo sbigottimento. Oppure possiamo essere più sottili, possiamo essere più empatici con quello che capita al nostro pianeta. È un tempo impossibile da raccontare, perché ogni cosa ha avuto il suo rovescio, il suo contrario. Ogni male ha avuto il suo bene, ma non l'abbiamo raccontato. Ogni follia, la sua normalità. Ha piovuto sui giusti e sugli ingiusti. È sorto il sole sui malvagi e sui buoni. Non volevo accettare di venire a parlare stasera, perché mi sembrava crudo e forse non adatto a questo tempo parlare della morte senza parlare della vita, parlare della malattia senza parlare della guarigione, parlare degli anziani senza parlare della vita dei giovani, dei bambini, ce li siamo dimenticati. Siamo stati il primo paese occidentale colpito dal Covid. E al nord, dove vivo io, questa esperienza è stata fortissima. Da un giorno all'altro, dalla normalità, ci siamo trovati richiusi a casa, spaventati da qualche cosa che non aveva nome, non aveva forma, non aveva luogo. La comunicazione dei media è stata ossessiva,
martellante, ripetitiva, giorno e notte, quelle immagini che abbiamo visto fino adesso e che un giorno non ce la faremo più a vedere perché ci provocheranno il mal di stomaco. Tanto che il nostro tanto ossessiva che il nostro premier ha fatto frequenti conferenze stampa nel cuore della notte o a tarda sera, quando le persone sono più vulnerabili e più esposte alla forza del messaggio. Ma non è morale tutto questo. Un continuo oscillamento emotivo. Sono stati i giorni delle piazze vuote, delle case piene. Dai balconi le persone hanno cominciato a cantare, a comunicare, a esporre dei segnali di vitalità. Ma questa vita dei balconi qualcuno non l'ha tollerata. Qualcuno non l'ha tollerata e a un certo punto non è stato più possibile manifestare la gioia insieme al dolore, perché questo è l'umano, la gioia che sopravvive nel tempo del dolore. E quindi sono comparse le immagini di morte di una piccola città dove erano così tanti i morti che sono stati portati via dai carri armati sempre durante la notte, quella che ci fa paura. Sono venuti a prenderli coi carri armati, una lunga fila di carri che ha spento il canto dei balconi. E non si è più potuto cantare, non si è più potuto cantare, perché la regia della comunicazione non ha sopportato che si potesse cantare mentre si seppellivano i morti, diventare solidali coi vicini e dedicarsi ai malati negli ospedali. Ma noi non possiamo tollerare questa comunicazione, una comunicazione che ha fatto tanto male ai bambini, ai giovani e anche agli anziani soli, quelli che sono rimasti chiusi nelle case terrorizzati. Ma un popolo spaventato è un popolo che si può manipolare, un popolo che non capisce da dove arriva il pericolo, è un popolo a cui si fa passare qualsiasi tipo di provvedimento, successo in Italia ma non solo, in tante parti d'Europa. E allora la domanda che ci dobbiamo fare da politici della comunicazione è: chi ha tirato i fili? Chi ha tirato i fili? Chi ne ha tratto beneficio da quella retorica che anche noi stasera abbiamo messo in scena? Allora, accettiamo questa prima provocazione che ci arriva dalla professoressa Granata sulla retorica, sull'ossessività che racconta, sulla manipolazione e anche su questa vita che abbiamo saputo raccontare molto poco, presi dalla morte. In Italia sono morte soprattutto persone anziane con patologie pregresse e i media ce l'hanno ripetuto allo stremo, quasi creando una categoria del malato, staccato dal resto della comunità, quasi il target preso di mira dal virus, l'unico. Chi erano e chi sono le vittime del Covid? Nel nostro paese le vittime sono state soprattutto anziane con patologie pregresse. E questo è stato detto in maniera consolatoria, perché tutti speravano di non essere tra quelli anziani con patologie pregresse, come se gli anziani fossero un mondo a parte. Ma la morte è stata soprattutto raccontata attraverso i numeri, numeri che crescevano giorno dopo giorno, ma i numeri non emozionano, i numeri non raccontano, i numeri non commuovono. La morte è diventata un'esperienza reale quando è diventata ho sentito di un amico, ha avuto un volto, non era più un numero, era un vicino di casa, era il suono dell'ambulanza. Allora la morte diventa qualcosa di tangibile. E abbiamo avuto due tipi di anziani colpiti e qui sta tutto il paradosso del nostro tempo. Sono stati gli anziani invisibili delle case di riposo, quelli chiusi in un luogo che doveva proteggerli e che invece li ha condannati a morte. Ma, e qui viene la parte più dolorosa della nostra storia, sono stati anche gli anziani visibili, quelli in buona salute, molto vivi, delle piccole cittadine, che si sono ammalati proprio perché erano sani
socievoli, disponibili alla vita della comunità, che amavano stare in compagnia, che amavano lo sport, che stavano insieme ai loro familiari. Qui sta un punto tipico della nostra cultura italiana: i legami tra le generazioni, la prossimità tra i nonni e i nipoti, l'abitudine ad avere molta confidenza con le persone del proprio paese. E qui c'è stato un punto fondamentale che è stato messo in scena dalla nostra comunicazione collettiva. Abbiamo condiviso come comunità il valore di salvare ogni vita umana. Questo penso che l'Italia l'abbia detto tra le poche nazioni al mondo. Nelle corsie di ospedale si è provato a salvare tutti, proprio tutti, da quello più giovane a quello più anziano, anche quello per cui non c'era speranza. Ed è questo il motivo per cui non abbiamo tollerato collettivamente che Boris Johnson, leader inglese, abbia detto preparatevi a perdere i vostri cari. Preparatevi a perdere i vostri cari. In Italia questa frase non è stata perdonata. Perché? Perché lì abbiamo trovato tutta la radice della nostra cultura, che è una cultura classica, che è una cultura che precede il cristianesimo ed è quella di un poema che è stato richiamato da uno dei nostri connazionali, scritto qualche anno prima della nascita di Cristo, che racconta la storia di Enea. Enea era un uomo che per salvare il padre se lo porta sulle spalle e conforta il figlio salvandolo dalla distruzione. Ecco, questo secondo me è stato il messaggio più bello che è passato attraverso i media italiani. Noi siamo Enea, siamo quel giovane che si porta sulle spalle il vecchio, ma che ha attenzione anche al piccolo. Noi siamo il legame tra le generazioni, una radice civile che poi è diventata la radice cristiana, poi dell'umanesimo e poi del Rinascimento e dell'Illuminismo, e c'è tutta la storia del continente europeo, e che ci ha insegnato che la vita non ha età, non perde di valore in nessuna stagione. Non sempre ci siamo riusciti, spesso in ospedale si è dovuto salvare il giovane e non salvare il vecchio, ma questo è stato sentito come un fallimento della nostra comunità, la vita tra le generazioni. Penso che queste vite che hanno valore sempre a prescindere, che sono fortemente radicate nella cultura italiana e anche europea, sicuramente ai tempi del Covid si sono trovate ad affrontare contraddizioni etiche, problemi non semplici. Io stessa mi sono trovata in dialogo con dei medici di fronte al momento drammatico della scelta. E sicuramente sono momenti non semplici da raccontare. In Europa, in Belgio, ci ha provato un produttore. E diamo la parola a lui, Erik Hendricks, che lavora da 28 anni nel mondo della TV e dei film, che ha una casa di produzione per il cinema e la televisione, e che mi ha detto che lui non si sente un esperto di morte. Eppure la morte è stato un tema che ha toccato il suo lavoro molto da vicino. Come, Erik, la morte ha toccato il tuo lavoro? Grazie Maddalena e buongiorno. Ho un po' di esperienza con una serie di fiction che abbiamo prodotto e anche con un reportage che abbiamo fatto intervistando genitori i cui figli si erano suicidati. Era molto forte. Ma poi voglio raccontare adesso brevemente una storia che abbiamo filmato per la TV nazionale belga in prime time alcuni anni fa. Ma devo dare un po' di contesto prima. In Belgio da 18 anni l'eutanasia è legale e adesso da 2014 è anche possibile per minori. E adesso sempre di più si parla del concetto della vita completa, cioè una persona può decidere che per lui la vita non ha più senso e può chiedere l'eutanasia. Se ne parla tanto nei media e una grande maggioranza è pro,
anche perché non sono ben informati. La morte è divenuta una cosa banale. Allora questa storia reportage racconta. Un anno prima avevamo fatto una serie di programmi su alcuni giovani che avevano 18 anni per conoscere questa generazione, un artista, un giovane operaio e così via. E c'era anche un giovane ragazzo che aveva un cancro. Alcuni mesi dopo questa trasmissione, questo ragazzo, si chiama Bart, che ha chiamato il nostro presentatore per dire che stava per morire. E lui diceva, puoi seguirmi con la camera gli ultimi giorni. E aggiungeva, io non voglio l'eutanasia, io voglio morire con la sedazione palliativa. Per noi era molto delicato. Ci siamo fatti delle domande. Questa è etico? Ma poi abbiamo deciso di farlo, però in modo delicato ed etico, non sensazionale. Ma volevamo farlo per dare agli spettatori anche una visione diversa dall'eutanasia. E devo dire che fin la sera prima della trasmissione il lobby pro-eutanasia ha cercato di impedire la trasmissione sulla TV pubblica. Il titolo erano le sue parole nell'intervista. Vieni a prendermi. Allora vedremo alcuni pezzi di questa trasmissione in olandese. È un breve clip e leggerò la traduzione. Faraday Ahire laat een moe gestreden, maar bijzonder moedige del presentatore della serie. Dice Bart, è arrivato il momento, possono venire a prendermi. Ho vissuto così tante cose, così tante esperienze positive. Sono felice di aver, ora possono venire a prendermi. Non voglio l'eutanasia, perché non sono per niente d'accordo con l'idea che l'uomo scegli quando muore. Sono a favore della sedazione palliativa, perché fai entrare il corpo in coma, nel sereno, il corpo sceglie il momento in cui lasciare questa vita. L'audience era molto alto, con tante reazioni e soprattutto questa reazione. È possibile morire senza dolore, anche senza eutanasia. Eric, è stata una scelta, penso, estremamente coraggiosa, sicuramente anche per non rischiare, no, le retoriche della comunicazione, rispettare il dolore, rispettare la famiglia, rispettare il pubblico. Però penso hai sottolineato un aspetto non da poco, no? Che la morte può diventare anche un tema politico, è un tema della politica, con le lobby, no? Come ci dicevi prima. Sì, sì, sì. Il Covid ha cambiato qualcosa nell'approccio con la morte, visto che anche la politica, no, ha gestito questo approccio con la morte. Ma dal tuo punto di vista cosa è cambiato? Ma sta succedendo qualcosa di strano oggi. La morte è così presente oggi nella società e non si parla più dell'eutanasia in questo periodo. Il tema è sparito totalmente nei media.
E ho letto anche questa settimana che il numero di suicidi in Olanda è calato molto bruscamente. Mi chiedo, insieme ad alcuni filosofi in Belgio, il fatto che tanti anziani sono morti nella casa di riposo e non negli ospedali fa venire tante domande. La vita delle persone anziane è divenuta così banale? E dall'altra parte tutti i medici e infermieri che combattono fino alla morte per salvare vite. Molto strane, molto confine. Allora è vero che la vita e la morte è così banale? Penso che questa cosa è molto presente nelle menti delle persone in questo periodo speciale. Ho letto in questo periodo un articolo di Kevin Yule e Theo Boer, due professori, con un messaggio sorprendente. La clinica che in Olanda fornisce l'eutanasia e il suicidio assistito ha interrotto le attività. Questo centro del 2019 ha posto fine alla vita 898 pazienti affetti da tumori, problemi psichiatrici e demenza precoce. Anche da noi in Belgio, in questo momento ci sono pochi medici disponibili per l'eutanasia, perché sono tutti impegnati a salvare vite. L'articolo concludeva che in questi mesi, in cui abbiamo fatto enormi sacrifici per preservare ogni vita, non importa quanto fragile e vulnerabile, forse abbiamo anche scoperto che l'eutanasia non è così necessaria. Questo articolo sull'eutanasia mi ha fatto ripensare ad una conversazione che ho avuto con una giovane studentessa alcuni giorni fa. Lei affermava che tanti studenti della sua generazione si sentono molto responsabili per gli anziani. Seguono rigorosamente le regole imposte dall'autorità, in modo da non rischiare di contagiare qualche persona anziana, che potrebbe essere mia nonna. E un'altra studente aggiungeva: i miei nonni non vivono più, ma gli anziani sono troppo importanti per lasciarli andare. Mi hanno impressionato queste affermazioni di giovani. Fanno sperare per il futuro. In questo periodo di pandemia forse stiamo riscoprendo l'essenziale, anche in paesi come il nostro, dove l'eutanasia è diventata una cosa banale. Colpisce, no, che come cambiano anche le categorie di giudizio sulla vita. Quindi adesso anche per te penso si apre la sfida, no? Di come raccontare questo momento che il tuo paese sta vivendo, sì. Dove diciamo il forte impatto con la tragedia, con la morte, ha messo invece in luce il grande valore della vita. Sì. E sul valore della vita dall'Europa passiamo al valore della vita per l'Africa. E lo facciamo trasferendoci però in Norvegia, dove adesso vive Regina Hudalor. C'è un breve video che la presenta. Regina, l'avete conosciuta, ha raccontato tanti momenti, no, della vita. Da queste brevi immagini capirete che si è confrontata con tanti temi nella sua vita e per questo ha ricevuto proprio per i suoi lavori tantissimi riconoscimenti e anche lei produce un suo talk show che si chiama In Death, in profondità, ed è membro dell'Africa Film Consortium. Voglio presentarvi quello che Regina ci racconterà con una poesia di Mary Elizabeth Freyer,
perché ci introduce sul senso della vita e la morte per l'Africa. Non stare alla mia tomba e piangere. Io non sono lì, non dormo. Sono i mille venti che soffiano. Sono la luce del sole sul grano maturo. Sono la dolce pioggia autunnale. Quando ti svegli nel silenzio del mattino e vedi il volo rapido e incessante degli uccelli silenziosi in cerchio. Sono le stelle morbide che brillano di notte. Non stare alla mia tomba e piangere. Io non sono lì. La morte come celebrazione della vita è un modello molto insolito per il mondo occidentale, che in questo momento, anche se viene da una lunga tradizione, no? Dove la morte era un passaggio a una vita, dove il concetto cristiano di resurrezione era molto presente, adesso sembra invece che vogliamo allontanare la morte il più possibile, il più possibile. Raccontaci come la morte è raccontata e rappresentata in Nigeria, anche dai media. A te la parola, Regina. Hi, so I'll be speaking in English. So as Africans, death is for us sacred. Therefore, the manner with which it is shown in the media should be in consideration of the dead and of course the relatives. We feel that it is disrespectful to, you know, show uncensored news articles or, you know, when reporting certain scenarios, you know, you just have the footages without any consideration, right? So mm-hmm. during, and so therefore we feel that as professionals, we need to be very cautious of the way with which we portray this on screen. As during the period of COVID, I think it matters more not to keep battering the public with a lot of images, you know, that will in turn affect people psychologically. Therefore, reducing the amount of death footages we have on screen, I feel would help a lot, because imagine that we're all stuck indoors and you keep seeing these images on and on and on, and there's no way for you to go out or, you know, to be able to have an escape route. Therefore, it becomes a bit too much for the individual. Now, for us also, mourning in Africa is a healing process. You know, we take a long time to go through the process of the burial rites and all of that. And in Nigeria, in this period, or rather in Nigeria, when we usually would celebrate when the elderly have passed on. So from 80 and above, we call it the celebration of life. And in this period as well, there were scenarios when, you know, some family members have been lost, but we still felt that it was important to go ahead and still have these burials, even though because of the COVID, it was made smaller and with fewer people. But it was, I think it's important to still accompany the dead, irrespective of their burial. Da produttrice cinematografica, no? Cosa lascerà questo racconto della pandemia nel mondo che vicino? In Africa, we don't have so many death cases as, you know, in comparison to the Western world. And I was speaking with a journalist friend, you know, recently, and I think she said that they took a decision that the media houses don't report so much on the death cases, but rather to report on the number of cases, people infected, and particularly for those who have recovered. Because at the end of the day, you see that in probably not just in Nigeria or in Africa, but you also have a lot of people are recovering, but we unfortunately keep reporting more death cases. So this decision of reporting more
recovered cases is more to help the audience to think a little bit more positive. I mean, Africa is a whole different scenario, right? A lot of poverty and a lot of other types of, I mean, people are still dying of malaria. So if you keep putting so much information about COVID and how people are dying, it sort of affects the people. So that's, I think, was one of their decisions. Now, when it comes to the film world, I know of many friends who decided to do different animation to, for example, there's an animation that a colleague did in Nigeria, and the target audience was children. So they decided to do that in Pidgin English and translated to other local languages to be able to help children and of course adults to understand what COVID is about and how you can prevent it. As well as, you know, lots of documentaries are being made now. I personally am also doing a documentary, but from the point of view of the children, like how are the kids reacting? Like, what do they really feel about this present situation? I mean, right now we're all thinking of us adults, possibly a lot, but then how does this affect the children as well? And in terms of showing death on screen in narrative, we don't show so much death on in terms of storytelling, and so it's not going to be, it's not really easy. But I think that after COVID, I feel like this might be a little bit of change. Because I remember when we had the Ebola crisis, there was a film that came out immediately after that called 93 Days. And it just really showed the, you know, details of how in 93 days Nigeria was able to combat Ebola. So I feel like not just Nigeria or Africa, like the whole world in terms of storytelling and films that will be coming out, a lot will definitely change, and I hope that it will be changed. It will change for the better because we were all affected by this scenario, by the whole pandemic. So, yeah, maybe also Africans would dare to tell stories about deaths. Who knows? But I think that it has definitely affected the industry for good. Yeah. Sono rimasta colpita, no, da questa tua attenzione soprattutto all'altra parte, non nell'interesse di comunicatore ma nell'interesse di chi riceverà quel messaggio, che siano bambini, che siano persone di tutto il mondo a cui magari anche la cultura africana può fare questo dono, visione. Di più anche nella nostra professione, e penso che ci può aiutare anche Guy, che del Benin è un giornalista. Guy Eumi è un giornalista del Benin, è un fondatore del quotidiano di informazione indipendente Le Matin, ma soprattutto Guy è presidente dell'Istituto di Deontologia e Etica dei Media nel suo paese. Guy è in linea perché prima abbiamo avuto un po' di problemi. Eccolo, è in linea, quindi ci potrà raccontare in diretta. Il tuo osservatorio è un luogo privilegiato, no, di osservazione. Come viene raccontato il COVID dai media in Benin? So che i giornalisti non possono scrivere con libertà. A voi la parola, Guy. Est-ce que vous pouvez raconter votre expérience? Per l'italiano sarà closed captions, scegli closed captions. Tu peux parler, Guy? Merci.
Je voudrais saluer tout le monde sur la toile à travers ce panel. Et je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à toi. Est-ce que vous pouvez raconter votre expérience? Se ci sono dei problemi tecnici. E Guy non riesce a sentirci. C'est bon? Oui. Je peux Oui, tu peux continuer Guy. Oui. Est-ce que je peux continuer? Oui. Oh là là. Oui, Guy, tu peux continuer. Tu peux continuer. Qu'est-ce qui me fait ça? Est-ce que je peux continuer? Je demande si je peux continuer. Oui, Guy, tu peux continuer. Absolument. D'accord. D'accord. Je disais donc que lorsqu'on parle du virus Death Fiction COVID, la réalité en Afrique, particulièrement au Bénin, est tout autre. J'ai écouté la Nigériane parler tout à l'heure. Pays que plusieurs pays ont développé des facettes de véhicules de l'information sur le COVID. D'accord? Particulièrement au Bénin, je pourrais vous dire qu'à un moment donné, pour éviter la confusion au niveau des informations nous concernant, le gouvernement a cru devoir mettre les balises. Alors, à un moment donné, trois ministres du gouvernement se sont réunis pour rencontrer la presse et interdire formellement que l'on fasse de la publicité sur la pharmacopée et sur tout traitement concernant le corona. La réalité sur le terrain, c'est que les informations publiées, par exemple, sur le numérique, sont frappées à travers une loi qui aujourd'hui paraît pour les acteurs des médias comme une loi qui limite la liberté de presse. Alors, les populations chez nous se nourrissent ou se soignent beaucoup plus par les infusions et autres. Donc, pour eux, aller à l'hôpital ou à la pharmacie n'est pas systématique. D'accord? Donc, le traitement de l'information sur le COVID a connu véritablement une limite particulière. Les professionnels des médias n'étaient là que pour relayer le point de vue, le point fait plutôt par le ministre de la Santé chaque fois sur le corona. Il donne le nombre de cas révélés, le nombre de morts, s'il y en a, et le nombre de personnes traitées. Je peux vous dire plutôt que dans toute l'Afrique aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, sur plus de 11 000 cas, on a environ que 3 000 morts. Mais particulièrement pour le Bénin, nous n'avons eu que 3 morts depuis que le corona a commencé. À partir de cet instant, le traitement d'informations, notamment sur la question de la mort, est tout autre. Et lorsqu'on parle des questions de traitement de la mort, ce que je peux retenir, c'est que quand quelqu'un meurt, c'est selon la religion qu'il pratique. On traite le corps, c'est-à-dire on peut faire une veillée, on peut faire une cérémonie de messe ou on va tout simplement enterrer le mort.
il n'y a pas de une manière particulière de traiter le mort, cela ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les morts. On va au culte. Ensuite, on prie pour le repos de l'âme de la personne et ça s'arrête là. Donc, la question de la mort n'a pas été une préoccupation majeure, comme je vous le disais tantôt. Sur les trois morts, personne n'a atteint l'âge de 60 ans ou de 70 ans. Donc, la réalité du traitement de la mort est autre chose chez nous. Quindi diciamo che è interessante, no, questo aspetto che della morte si parla di più come cura, come tradizione, anche per questo controllo dello Stato molto forte. Dici un po' meglio come si parla delle cure, perché questo è un tema che viene affrontato nei modi più vari dai media del mondo. Come si affronta la cura al Covid nel tuo paese? Come raccontata? Est-ce que pouvez expliquer mieux? Merci. Merci. D'abord, pour traiter le corona, la plupart des Béninois, sinon même en Afrique, on pense que c'est une maladie habituelle. Les symptômes du COVID sont apparentés aux symptômes de la malaria, c'est-à-dire du paludisme. De ce fait, les gens ont les moyens de traiter le palu. Certains traitent par l'artémisia, d'autres traitent par d'autres infusions. Et depuis qu'on parle, des gens essaient d'utiliser ces médicaments et quand on leur parle de la chloroquine, rares sont ceux qui vont dans les pharmacies pour acheter de la chloroquine. Mieux, tout ce qu'on développe comme questions scientifiques et autres, je ne pense pas que le commun des Béninois s'occupe de cela. Franchement, on constate plutôt que c'est un débat intellectuel. Donc, les gens vivent leur vie, même quand le gouvernement court pour parler des mesures de barrière, etc. Oui, les gens se lavent les mains. Ils utilisent l'alcool, c'est-à-dire le liquide hydroalcoolique, je veux dire, pour se désinfecter. Mais au-delà de ça, il a fallu que le gouvernement puisse mettre des barrières pour empêcher les déplacements des citoyens. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les véhicules de transport en commun sont interdits de circulation. Le cache-nez est obligatoire. Et la police est partout aujourd'hui pour arrêter des personnes qui ne portent pas le cache-nez. Voilà les simples mesures qui ont été prises et qui sont utilisées pour vaincre le COVID. Merci, Guy. Penso che uno dei temi che hai toccato, no? Soprattutto di questo controllo dell'informazione sono molto interessanti, perché anche il controllo che uno Stato fa dell'informazione, come anche prima la professoressa Granata ci accennava, fa decisamente la differenza. Capiamo come anche uno Stato soffre o non è capace tante volte, o non è preparato a sufficienza nell'affrontare una crisi così grande. E lo facciamo andando in Brasile. In Brasile incontriamo Isabella Reis. Lei ha lavorato a Rio e si è innamorata di Rio. I brasiliani dicono sempre che a Rio c'è un pezzo di Brasile, di tutto il Brasile, con la sua gioia e le sue contraddizioni, e che in Brasile c'è sempre, in tutto il Brasile, c'è sempre un pezzo di Rio. Isabella, proprio perché si è trovata di fronte a delle situazioni molto difficili, ha scelto proprio a Rio di raccontare qualcosa di particolare. Ma prima di tutto, Isabella, com'è la situazione del Covid nel tuo paese? Dici un po' di più.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os painelistas. Queria saudar e agradecer aqui pelo convite para estar à tarde com vocês. É uma grande honra para mim. Madalena, como o restante do mundo, nós também estamos enfrentando todas essas dificuldades e algumas em consequência do COVID-19, né? Só hoje, os dados aqui são de quase 28 mil mortes e quase 470 mil infectados, confirmados. Mas nós sabemos que muitos casos estão sendo notificados. E só no Rio de Janeiro, nós temos mais de 40 mil infectados confirmados e quase 5 mil mortes. E ainda para além da pandemia, está lidando com um cenário político muito instável, que tem ignorado pautas de suma importância para o combate à pandemia. E a população que tem mais sofrido com esse descaso é, mais uma vez, a população mais pobre e vulnerável. O histórico de desigualdades sociais no Brasil ele é antigo. E só em 2019 nós alcançamos o pódio de sétimo lugar como o país mais desigual do mundo, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, uma população mais de 6 milhões de habitantes, cerca de 22% da população reside em favelas. Bom, e a pandemia, ela vai exacerbar ainda mais essas fragilidades. Hoje, por exemplo, os gráficos das doenças da COVID já apresentam uma considerável queda de dados entre a população branca e um considerável aumento da população negra infectada. Então, mais um reflexo da nossa desigualdade social. E ainda o racismo estrutural institucionalizado que nós herdamos, né, no nosso país, ele pulsa todo mundo. Então, a população negra está concentrada mais em bairros periféricos e vulneráveis, sem serviços básicos, como saneamento, saúde, educação. E sem renda fixa e sem estrutura, é praticamente impossível fazer o isolamento social e a higienização necessária para diminuir a contaminação. Então, a equação está formada. Em janeiro, ainda, né, algumas semanas atrás, as operações em bairros periféricos e favelas voltaram a acontecer. Então, uma delas, inclusive, aconteceu durante uma ação social de distribuição de cestas básicas na Cidade de Deus, uma favela no Rio de Janeiro, onde mataram um jovem negro de 18 anos, chamado João Vitor da Rocha. E uma outra aconteceu em São Gonçalo, e uma criança negra de 14 anos, chamado João Pedro. E muitas outras aconteceram e acontecem todos os dias. E nós somos frutos dessa mesma sociedade, que dita, né, quem deve ou não viver, que define qual a morte merece ou não o luto, quais vidas importam, né? Bom, todas as vidas importam, ou vão importar, né? Penso che questo messaggio, no, che tutte le vite hanno valore, credo che è una consapevolezza molto grande, no, che sta attraversando anche questa nostra discussione, questo nostro pomeriggio. Ma pensavo proprio invece a queste tragiche esperienze con João Victor, João Pedro, di cui tu parlavi, che hanno spinto e che ti hanno spinto a cominciare questo progetto per celebrare la vita e la rinascita di alcuni quartieri della tua città. Perché? The floor is yours, Isabella. Então, nós somos agentes, como agente nessa mesma sociedade, nós somos corresponsáveis
por construir esse mundo que inclui, que cuida, que se importa. Dentro do próprio Brasil, muitos brasileiros têm medo de vir para o Rio de Janeiro, né? Tamanha a quantidade de notícias negativas atreladas à cidade, principalmente nos casos de violência que acontecem nas favelas, né? Então, quando não são as notícias, são as obras audiovisuais que reforçam alguns estigmas, principalmente a forma como é retratada a população negra e periférica no Brasil. Então, aos poucos, a gente está começando a ver alguns movimentos e negros e periféricos ocupando novos espaços, né? Ainda de forma sutil, mas fundamental para a construção de novas narrativas. Então, enquanto trabalhadora da arte, coordenadora de projetos socioculturais da cidade, eu não tenho dúvida de que da importância da educação, da cultura e da comunicação. Nós precisamos, assim, através dos nossos trabalhos, influenciar desse mundo que a gente sonha. Então, os projetos que vem desenvolvendo aqui no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, através da instituição, a ONG Grupo Pentural, desde 2009, tem como premissa valorizar e incentivar essas potências que já existem nessas regiões, principalmente as juventudes. Então, construir as narrativas e ações culturais que queremos fundir, isso é fundamental. Valorizar o cidadão através da arte, né? Minimizar esse ato de oportunidades fruto da não contemplação de políticas públicas nos diversos aspectos sociais, né? Através da informação. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é de um dos nossos projetos. Queria pedir que colocar, se possível. Então, ele é de um dos nossos projetos chamado Sarau do Alemão. Esse daí aconteceu no MAR, que é o Museu de Arte do Rio. E nesse evento, todas as suas atrações são de origem periférica. E foi bem curioso que depois de assistirem e conhecerem esses artistas, né, muitas pessoas vinham falar comigo: nossa, como eles são talentosos, né? E eu entendo esse comentário, porque nunca foi permitido para esses jovens serem artistas, e nunca nem sequer puderam estar no lugar da plateia ao longo da sua juventude. Não se está acostumado que eles ocupem o palco. E daí, tamanha surpresa. Moral, foi a primeira e a única vez que nós fomos convidados e contratados para ocupar um espaço de tanto prestígio na cidade, no centro da cidade. Então, o Brasil e o mundo precisam conhecer esse Brasil, né? Esse Brasil que leva e sempre levou o Brasil hoje. Isso é o que eu tenho a dizer. Isabella, penso che è molto bello, no? Questa anche luci di vita che si possono accendere nei luoghi dove noi non pensiamo. Basta mettersi anche in ascolto degli incontri, delle persone, dei bisogni, della sofferenza. Mi sembra una grande lezione per tutti noi quando ci troviamo a raccontare, no, i posti difficili, i momenti non semplici nella vita delle persone, quando non è un microfono che fa la differenza, ma il modo di chi sta dietro a un microfono o dietro a una camera. Allora adesso abbiamo ben 20 minuti per tutti i nostri ascoltatori, coloro che sono collegati con noi.
E quindi è il tempo delle domande, è un tempo dedicato ad ognuno di voi. Quindi potete scriverle nelle chat, e, appunto utilizzando proprio il canale della chat, potete scriverle proprio lì per tutte noi. E nel frattempo, nell'attesa che si preparino, no, le domande, che le vostre domande arrivano, io ne avevo una ancora per la professoressa Granata, perché lei appunto ci ha parlato di questi camions, ci ha parlato di questo esercito che portava via le bare. E quindi se il momento ultimo, le celebrazioni, il sacro, il seppellimento, fossero scomparse e affidate più a qualcosa di pratico, di tecnico, cosa è diventato allora il vivere e il morire ai tempi del Covid? È successa una cosa molto bella, che è sparito il rito, la messa, le celebrazioni, i sacerdoti, ed è rimasto il sacro, che il sacro non è quello che viene impartito dall'autorità religiosa. Il sacro è quel gesto di tenerezza di un infermiere in un ospedale, oppure l'attenzione di uno sconosciuto in una corsia di ospedale, oppure per me è stato accompagnare la mia zia che è morta, dicendo io le parole per lei al posto del prete che non poteva uscire di casa. Perché tutti noi siamo custodi, sentinelle della vita delle altre persone. E quindi io penso che non si potrà più tornare indietro, perché quando si scopre che ciascuno di noi è il custode di suo fratello, e il fratello è lo sconosciuto, l'anziano che muore davanti in una corsia, allora capiamo che siamo ritornati, possiamo ritornare pienamente umani. Allora due messaggi mi vengono per noi che ci occupiamo di comunicazione. Sempre, sempre smascherare il potere, sempre smascherare il potere che c'è dietro le narrazioni e sempre, come diceva Isabella, proporre un'altra narrazione, proporre altre parole, raccontare la poesia, l'amore, la vita, la giovinezza, che sta, la vita che nasce. Noi dobbiamo essere raccontatori di un mondo che i media non raccontano, se no facciamo lo stesso gioco, smascherare il potere e raccontare un'altra storia. Questo ci distinguerà se saremo cristiani, umani, uomini di sacro, uomini di senso e donne di senso. Mm-hmm. Beh, penso che è un tempo sfidante, no? In uno dei messaggi che abbiamo ricevuto proprio ci si chiedeva questo, come continuare ad informare, a comunicare la verità, senza che si tralasci la bontà e la bellezza. Sembra che questa quarantena da coronavirus perduri e duri a lungo. Ma come si può allora informare e comunicare con verità? Faccio questa domanda anche ad Eric. Come si può continuare a raccontare e a informare con verità, senza tralasciare la bontà e la bellezza? Sì, penso che è importante, molto importante, e penso anche che dobbiamo essere coraggiosi anche di raccontare la verità e dare anche la bellezza. Però non è sempre facile in questo mondo. Però penso che questa pandemia ha fatto qualcosa per il mondo. Penso, spero un po', che soprattutto da noi, al nord Europa, vediamo che
che ci sono tante domande sulle cose essenziali della vita e penso, spero, che questa cosa può dare un po' di più speranza per l'essenziale della vita. E penso anche che noi, che siamo queste persone che lavorano in Netvan, abbiamo il coraggio di andare di fare un passo di più, di raccontare le cose vero, però capito dal mondo, non in un modo un po' speciale, però capito dal mondo. Vuol dire di essere veramente in questo mondo del media, del film, del TV, ma avere il coraggio di andare anche un po' controcorrente, però con delle cose come la bellezza, però anche con la verità. Questo penso che è importante. Sì. Mm-hmm. Vedo che ci è arrivata una domanda in spagnolo, no? Che dice: ma come si può raccontare la verità, diciamo, quando sappiamo che c'è uno status quo, che tutto va bene così? Mi piacerebbe che Guy provasse a rispondere. Come si può raccontare la verità? Non so se lui è collegato, se ci può sentire. E se qualcuno può tradurre per lui. Sì, racconter la vérité, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Je pense que oui. Donc je dis que je pense que l'on peut raconter la vérité tout en étant honnête et tout, hein. Penso mais que sinon, ce qui parfois me gêne moi sur cette question là, c'est Attends, Guy. Oui. Phrase par phrase, on doit traduire. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Allô? Oui. Oui, parle, mais attends la traduction, le temps de la traduction. Parle, Guy. D'accord. Donc, je disais que on peut raconter la vérité sans toutefois poser des actes répréhensibles. Possiamo raccontare la verità senza commettere degli atti non accettabili. Parce que l'élément essentiel du journaliste c'est de dire ce qui est la vérité, rien que la vérité. Perché l'atto essenziale del giornalismo è quello di dire la verità e nient'altro che la verità. Seulement que lorsqu'on veut dire certaines choses, il faut quand même tenir compte de la vie privée des gens, notamment quand on parle de la mort. Soprattutto, però bisogna tener conto che quando si parla delle cose private della gente, soprattutto quando si parla di morte, bisogna avere rispetto per queste persone. Je suis d'accord que l'on puisse parler d'une personnalité publique pour qui on veut prier pendant qu'il est en difficulté et que on puisse montrer ses images ou montrer ses derniers moments. Penso che si possa parlare di una persona pubblica in modo più semplice, più diretto quando si tratta delle cose dei loro ultimi momenti. Mais une personne qui a sa vie privée, dont on montre les images, il veut mourir et on dit, on donne l'euthanasie et on voit, c'est certes la vérité, mais je pense qu'on doit avoir du retenu. Ma se è una persona privata che vive le sue cose personali, che la sua, anche il desiderio di eutanasia eventualmente o altre modalità, bisogna rispettarle, bisogna avere attenzione. Mais pour d'autres situations données, en fait, le journaliste collecte l'information auprès des sources. Il giornalista, questo è uno dei suoi principi, deve conoscere le informazioni a partire dalle fonti. Mais la difficulté, c'est que certaines sources ne disent pas parfois la vérité. Ma il problema è che queste fonti spesso non dicono la verità. Et si vous voyez particulièrement par rapport à ce Covid,
avec l'Organisation internationale sur la santé. Ma se volete, a proposito di questo Covid, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Jusque là, on ne sait pas où est la vérité réelle dans tout ce qu'on dit des scientifiques. In realtà non sappiamo ancora dov'è la verità a partire di tutto quello che dicono gli scienziati. De façon à ce que, à mon avis personnel, c'est comme s'il y a un phénomène de commerce autour de ce mal. E io ho l'impressione che ci sia una sorta di commercio, di commercializzazione attorno a questo male. Même les scientifiques ne s'entendent pas sur la réalité de ce que c'est que le mal et quelle est la thérapie. Anche gli scienziati non sanno qual è il male e non riescono ad accordarsi sulla terapia. Aujourd'hui, plusieurs thérapies ont guéri le même mal. Oggi varie terapie, varie medicine hanno guarito diverse malattie. Notre comportement à nous journalistes, c'est de pouvoir être fidèle à notre déontologie. Noi giornalisti dobbiamo essere fedeli alla nostra deontologia. Nous collectons l'information et nous disons ce qu'on nous dit, ce que nous cherchons et ce que nous trouvons. Noi possiamo dire quello che vediamo e quello che troviamo. Grazie. Et on laisse chacun maintenant faire son idée. E ognuno poi avrà la sua idea. Merci. Grazie mille. Grazie mille. Sono arrivate varie domande su come si può raccontare, no? Un periodo di sofferenza, la vita, come noi giornalisti, no? Possiamo farlo senza cadere nella retorica, come comunicatori che non parlano, non gridano. Vorrei chiedere a Isabella come si fa a raccontare una situazione di dolore come quella che tu vivi in Brasile senza gridare, senza grandi toni provocatori. Could you help us to tell us how you are telling stories without shouting? É mais no momento como a gente está passando, né? Eu acho que a gente precisa trazer a questão humana para mais para dentro do nosso discurso, né? Lembrar, em primeiro lugar, da humanidade das pessoas, né? Então, como tratar a outra vida como meu semelhante, que merece viver assim como eu. Então, eu acho que tem questões... Está ouvindo? Qualcuno può tradurre dal portoghese? Isa? Può sintetizzare? Mi scuta? Sì, we are waiting for the translation, Isabel. Isabella, we are waiting for the translation, ok? Teresa, tu puoi rimuovere le tue cuffie e prova con l'audio del tuo computer. Adesso prova a parlare, Teresa. Vai. Teresa, no? Non sentiamo, Teresa. Yeah. E un'altra persona che può provare la traduzione in portoghese o italiano? Forse possiamo... vedo che ci sono tante, tante domande, no? Se naturalmente le persone che le hanno scritto consentono, no, di usare le loro mail, forse chiederei appunto ai panelist di provare poi a rispondere a queste mail private, no? E così, diciamo, può essere veramente una risposta collettiva per tutti, perché magari non è facile per le traduzioni. Stiamo sperimentando la bellezza della mondialità e anche magari il limite della tecnologia. Però penso che, non so se sono d'accordo dalla regia che procediamo in questo modo. È possibile per provare un'altra volta con Teresa? Teresa, prova a parlare? No, non è possibile. Non è possibile.
Invece vorrei chiedere allora a Regina, visto che lei sta preparando proprio un documentario su questo tempo, no, del Covid, su questo tempo della sofferenza, come sta provando a raccontare questa sofferenza e questo dolore? So I, well, living in Norway, we also had a bit of a heat in Norway, but luckily now we've started going out of the house. I mean, the schools have started again. So anche in Norvegia noi siamo stati un po' colpiti, no, dall'esperienza del Covid, ma adesso stiamo cominciando a uscire, tornare anche a scuola, ecco. It was nice to see, of course, the children, the way everybody was happy to go out. È stato molto bello vedere i bambini e la gioia con cui sono tornati fuori. So with the documentary I was talking about, I felt that so far we've been talking, we've not really paid attention to how the children felt or what they're feeling about being indoors and not being able to go out, like, you know, usually. Noi stiamo raccontando molto poco di come, ad esempio, per i bambini questo rimanere a casa li ha provati. Non stiamo raccontando come sono stati privati da questo andare fuori, cosa ha voluto dire per loro. So, obviously, so far from the materials I've collected, you cannot, very interesting what their feelings are. At the end of the day, what is important is to know in this period, it is one of those non-forgettable period that both for parents, children and the old, were, you know, there would be things to talk about. E quindi, diciamo, sto raccogliendo del materiale che poi ci consenta proprio di raccontare questo periodo, sia dal punto di vista degli anziani, sia dal punto di vista dei bambini, che cosa ha significato per tutti noi tornare fuori. So hopefully we get more materials, but I mean, because the whole idea is the children, right? So hopefully they are more open to telling us how their feelings were. Allora, spero di poter raccogliere più materiale, ecco, quello proprio che mi auguro, e poter così esprimere al meglio i loro sentimenti in questo momento. Grazie mille, grazie Regina. Ecco, io vedo il tempo scorrere e allora siamo arrivati alla conclusione, quasi alla fine di questo pomeriggio, mattina, sera. Siamo collegati da tante parti del mondo. Naturalmente le domande sono tante, le potete voi vedere in diretta sulla chat dello Zoom, ne stanno arrivando anche tante su WhatsApp, ne sono arrivate anche tante privatamente a tanti dei panelist. Magari sono domande sul mistero della morte, su come lo raccontiamo, sui sentimenti contrastanti con cui ci troviamo ad affrontarlo, sulle responsabilità politiche, sulle responsabilità dei media, sulle nostre responsabilità personali, perché anche raccontarlo ai bambini o raccontarlo, no, alle famiglie, com'è, come sarà. Però mi piace pensare, no, che quando abbiamo cominciato questo appuntamento abbiamo detto che non c'è un modo univoco, no, di raccontare la morte, non c'è un solo modo e non c'è un solo modo per raccontare anche i momenti di questa pandemia, i tempi difficili di questa pandemia. Lo abbiamo visto ascoltando i nostri panelist, ma penso che ognuno di noi si è trovato in un modo o nell'altro, anche in una telefonata, a dover rispondere a come va e lì cominciare a raccontare, no? Ci sono venute in mente tante parole, tanti aggettivi, tanti interrogativi. Io vi vorrei proporre in questi due minuti, proprio due che ci rimangono, di provare a scrivere nella chat, ognuno di voi, una parola che possa raccontare questi momenti ultimi, che possa raccontare questo tempo. Provate a farlo ognuno nella chat. Io lo chiedo di persona ai panelist. Una parola, Elena, che dica questo tempo. Forse è meglio scriverlo, è più semplice. Sì, sì. Una parola, un aggettivo, una cosa che descriva questo tempo, questo rapporto con la morte. E lo chiedo a Regina, lo chiedo a Isabel, lo chiedo a Guy. Una parola.
componiamo insieme un vocabolario diverso per raccontare nella pandemia questo tema così difficile. Regina è pronta, una parola. Accompany. Accompany, perfect. Accompagnare, Eric. Per me è speranza. Speranza. Sì. Isabel. Anche in inglese. La mia umanidade. Umanità. Gui. Gui non è... può anche scriverla. Non sentiamo? Sì. Puoi ripetere? J'ai di responsabilité. Responsabilità. Oui. La professoressa Granata? Presenza, esserci, esserci. Ecco, la mia parola invece è insieme. E vedo che tutte le state scrivendo, presente, essenziale, speranza, rivelazione, sacralità. Grazie per contribuire insieme a questo vocabolario collettivo della pandemia. Continuiamo a scriverle queste parole, continuiamo a raccontarle, continuiamo a farle vedere. Voglio ringraziare particolarmente chi ha reso possibile questo momento la rete di comunicatori di NetOne, il Dipartimento di Sofia Global Studies, i traduttori che sono stati straordinari, che hanno fatto davvero i salti mortali, tutti i relatori che hanno dedicato il loro tempo prezioso a questo momento insieme, e un particolare anche ringraziamento a Franco e Collette alla regia e alla Fondazione Diana per le sigle. Io vorrei salutarvi con uno stralcio di un video, un omaggio che un pubblicitario neozelandese ha voluto fare a New York nei giorni più duri della crisi. Ma prima di farlo vi ricordo che il video di questo momento vissuto insieme sarà disponibile sul canale Sofia di NetOne e che un nuovo appuntamento aspetta tutti i comunicatori e non solo loro il prossimo 20 giugno. Allora guardiamo questo video insieme e guardiamolo non pensando tanto a New York, ma pensiamo a ciascuna delle nostre città, alle risorse nascoste che le abitano, a chi ha dato la vita e continua a darla, provando che alla fine l'amore vince sempre, anche su un virus. Buona serata e vi lascio con il video. Bring down that anxiety, bring down that fear. Grazie. Bring down that paranoia. And we're going to get through it because we are New York and because we've dealt with a lot of things and because we are smart. You have to be smart to make it in New York. And we are resourceful. We are showing how resourceful we are. And because we are united, and when you are united, there is nothing you can't do. And at the end of the day, my friends, even if it is a long day, and this is a long day, love wins. Always. And it will win again through this virus.